Siamo a Baia di Riaci e stiamo cercando di raggiungere una spiaggia nascosta dietro la scogliera. Siamo con Gianmarco, io sono Nicola, stiamo andando a esplorare questa spiaggia inaccessibile via mare. Deve essere per forza usata un'imbarcazione per arrivarci. Ora andiamo a vedere. Eccoci arrivati forse, cioè, ancora non siamo arrivati, dobbiamo approdare sulla spiaggia ora. Ora passiamo in mezzo a questi due scogli. Là sotto si vede Tropea. Qua è sempre sulla spiaggia che c'è una torretta antica. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Ok, stiamo per approdare su questa spiaggia sperduta. Come ripeto, è accessibile solo via imbarcazioni. Come vedete, alla riva ci sono anche queste concrezioni di scogli praticamente. Cioè, non, è difficile anche camminarci. E là c'è una piccola torretta. Vediamo cosa si tratta. Guardate che spettacolo di spiaggia che si trova qui. Là si vede Tropea. Guardate che spettacolo. Sembra una cartolina. Là abbiamo intravisto un'altra spiaggetta. Si potrebbe continuare sì, ad arrivare con la canoa, sperando che non ce la rubino perché l'abbiamo lasciata là sulla spiaggia. Però prima di andare lì ci fermiamo con la canoa sempre in questa bella piscina naturale. Vediamo se riusciamo ad arrivare anche a quella spiaggetta alla fine. Ok, eccoci qui. Da lontano sembrava una mini rocca, ma in realtà è qualcosa di artificiale, quindi non è antico come pensavamo. Bene, direi di incamminarci verso l'altro posto. Andiamo. Ecco, abbiamo trovato una grotta marina. Quel pezzo di spiaggia dove avevo detto precedentemente, forse è pieno anche di meduse, non lo sappiamo, quindi dobbiamo obbligarci a esplorare questo posto e soprattutto tornare alle canoe sperando che non ci arrivo. Ok, eccoci giunti all'imbarcazione, con Gianmarco arrivare, siamo praticamente entrati in quella grotta lì sotto che collega la spiaggia di prima a quella in cui siamo ora, ma non è una spiaggia, diciamo, un'insenatura. Ora ci dirigeremo all'ultima delle spiaggette accessibili solo via barca. Vediamo cosa c'è lì. Intravedo una specie di foresta anche. Ok, andiamo. Ed eccoci arrivati anche all'ultima delle spiagge. Come vedete sembra che là è crollata una foresta. Questa è molto più abitata e forse facilmente. Attenzione, attenzione. Forse è più fa. Ok, credo che siamo arrivati. Questo è il nostro parcheggio. Ed eccoci qua, andiamo un attimo a vedere cosa si c'è là dietro. Vediamo. Cioè, voi nel video non potete avvertirlo, ma la sabbia scotta come camminare sulla lava bollente. L'unico pezzo di fresco. Ecco qui. Allora, qua probabilmente c'è stata un'antica frana di crollo, come si vede. Tutta questa vegetazione è cresciuta dopo, forse in base a qualche sorgente d'acqua che c'era qui. Però questa, come abbiamo visto, è la spiaggia più abitata di quelle che abbiamo incontrato finora. La più grande. E praticamente sì, praticamente dopo questa spiaggia si arriva a Tropea. Non so se considerarla già Tropea questa spiaggia, però dopo questa spiaggia si arriva al classico scoglio di Tropea dove c'è la chiesetta, eccetera. Ok, da noi è tutto, ora è meglio che ritorniamo perché avevamo la canoa per un'ora, ma in realtà stiamo sfiorando e quello lì ci ha detto che se sfioriamo di 10 minuti paghiamo 100 euro di multa. Quindi invece di sfiorare i 10 minuti sfioreremo più di 10 minuti così non li paghiamo. Da noi è tutto. Se vi trovate su Baia di Riaci ricordate che ci sono queste spiaggette segrete da vedere
sul lato, però dovete prendere una canoa per arrivarci. Ci vediamo alla prossima esplorazione. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.